All'alba del nuovo anno, l'Accademia delle Arti ha conferito ad Augusto Bei Tempi il prestigioso Targhettone d'Oro, quale pioniere della rinascita del cinema italiano. La grande intuizione di Bei Tempi è stata quella di sostituire alla cultura del cinema la cultura del sonno. Il 53enne imprenditore romano ha accolto con entusiasmo l'ennesimo riconoscimento, tributando il merito del suo successo al pubblico. Un genio. No, non ci sono altre parole per definirlo. Sono... Aspetta che voglio ricordarmi bene cosa ha detto. Sono bei tempi, ha detto, e ho un'idea. Mi sembra di vederlo ancora. Aveva gli occhi che... come delle finestre aperte, e mi fa fotosintesi. E io gli dico, bene, e poi la trama, cosa succede? Un'idea, uno spunto? E mi ha detto no, niente trama, niente fatti, niente avvenimenti, niente di niente. Facciamo finalmente dormire la gente. È qui che Augusto Bei Tempi ha iniziato la sua carriera, creando quello che oggi è il più grande impero cinematografico nazionale. In una fase di piena crisi, egli ha saputo riavvicinare al cinema ragazzi ed anziani, operai e professionisti, che di contro ai ritmi frenetici ed ossessivi della società nostrana possono rilassarsi e dormire su comode poltrone. Il prezzo del biglietto varia a seconda delle ore di sonno di cui si intende usufruire. Ed inoltre, nelle sale sempre più affollate, sono messi a disposizione cuscini e mascherine, mentre per i più agitati viene servita in soccorso l'ottima camomilla Bei Tempi. L'idea fenomenale è quella di dormire liberamente insieme ad altri, che è stata un'idea fantastica. Non c'è quel disagio da treno quando uno dorme, si addormenta e gli altri lo guardano come se fosse un intruso. No, qui si paga per dormire. E da domani in tutti i cinema Bei Tempi verrà proiettato il nuovo film del famoso regista Sergio Castellitto dal titolo Nidi di rondine, nidi di merlo. Un'opera che per la sua formidabile lentezza, ma soprattutto per le musiche estremamente soporifere, è attesa da tempo da pubblico e critica. È straordinario. Tutti si sono sempre riempiti la bocca che il cinema deve svegliare le coscienze. Ecco, io ho capito che noi avevamo il dovere etico di addormentarle. Con Augusto ormai siamo partiti per una straordinaria progettazione, direi anche pionieristica. E abbiamo, devo dire, scoperto, grazie anche all'uso, abbiamo coinvolto alcuni scienziati, e i quali attraverso una serie di test hanno verificato che il pubblico che si addormentava non sognava e non ricordava neanche il motivo per cui era entrato in quel cinema, il motivo per cui aveva pagato il biglietto. Questo potete capirlo anche, vedete, da un punto di vista economico è anche molto interessante, perché si evitano un sacco di rimborsi. Quello che io dicevo a Augusto è questo: ecco, Augusto, noi abbiamo un altro dovere, noi abbiamo in qualche modo rivoluzionato l'arte del cinema attraverso questo assopimento, ma prima o poi questi poveri disgraziati si sveglieranno e torneranno alla loro vita. Allora abbiamo deciso che il film avrà un seguito, ma questo lo racconterò in un'altra occasione. Si potrebbe anche immaginare una possibilità seriale per la televisione, una serie di penniche e pennichelle successive. Ecco, questo è un po' il progetto. Grazie. Buonanotte. Thank you.
adesso